Onorevoli per un giorno, gli allievi della Junior Giuliano hanno fatto visita al Consiglio regionale della Campania e presentato una proposta di legge pensata ed elaborata dagli stessi allievi con tanto di articoli, discussione e votazione finale. Una vera simulazione di quello che è l'operato degli onorevoli impegnati nel parlamentino regionale. I classe 2006 della scuola calcio, alla presenza della classe dirigente dell'associazione sportiva e di Enzo Maiola, responsabile eventi ludici della Junior, hanno proposto al Consiglio regionale una legge che disciplini le attività turistiche e l'agricoltura al fine di valorizzare il territorio e sfruttare tutte le potenzialità dell'area nord, dalla campagna al mare, creando opportunità di investimento dall'ospitalità ai prodotti tipici, fino ad arrivare alla riqualificazione di strutture come porti turistici, alberghi e zone sportive. Abbiamo avuto un record stamattina, siamo i primi nella scuola calcio di Giuliano a far parte del Consiglio regionale in Campania. Abbiamo fatto una proposta di legge letta da un nostro allievo inerente al territorio, al ripristino del territorio, sul turismo, su tutto quello che è l'attività del paese, sull'agricoltura. Ringrazio la Presidente Rosa D'Amelio, il Presidente della Regione De Luca, il questore Marciano che ci hanno dato la possibilità, e spero che la proposta da parte della SD Junior Giuliano venga accettata. Spero che loro la vivano così, come una bella ora di educazione civica. Noi abbiamo un'iniziativa in Consiglio regionale che si chiama Ragazzi in Aula, qui vengono decine di migliaia di ragazzi nel corso di tutto l'anno, però il primato è che per la prima volta abbiamo una scuola calcio. L'importanza dello sport, dell'impegno sociale e anche della solidarietà, essendo questa società molto impegnata con iniziative di solidarietà verso famiglie e ragazzi più svantaggiati, penso sia un bel esempio per loro e anche per noi, per la politica e per le istituzioni.